In attesa del Natale, nelle parrocchie vengono vissuti dei momenti di preparazione spirituale al giorno di festa attraverso le novene. Tra battiti di mani, tamburelli, qualche cappello natalizio e canti in dialetto, i giovani parrocchiani della chiesa di San Paolo si danno appuntamento in parrocchia ogni sera dal 16 dicembre per partecipare alla novena tradizionale, che si conclude poi con dei doni per grandi e piccini. Abbiamo pensato ormai da qualche anno, ecco, di coinvolgere i ragazzi del catechismo e anche le loro famiglie per la novena delle 8 di sera, delle 20, perché ne facciamo due, una nel pomeriggio e una la sera alle 20, proprio per dare la possibilità alle famiglie insieme ai ragazzi di prepararsi, ecco, al Natale, vivendo con semplicità questo momento di preghiera, ma anche un momento di gioia con i canti tradizionali della nostra tradizione siciliana, che aiutano anche i ragazzi a comprendere, ecco, tante cose importanti che forse il mondo di oggi non ci propone più. Però ecco, quelle tradizioni semplici, gli usi che c'erano nelle famiglie, il cantare in dialetto, proprio per prepararsi ad accogliere il bambino Gesù. E allora anche noi vogliamo, ecco, proporre questo alle nostre famiglie, con semplicità, un momento di gioia e di preghiera. Con la novena ovviamente vengono coinvolte anche le famiglie, perché lo scopo della parrocchia e soprattutto quello che punta il parroco è avvicinare le famiglie insieme ai bambini, perché è più difficile. Invece in questo modo, in un momento di gioia, di allegria, dove tutti partecipano, grandi e piccini, consente di convogliare dentro la chiesa, in maniera tale da far capire che la chiesa non è soltanto un momento dove si sta con tristezza, ma c'è molta allegria. Infatti noi questa sera, come tutte le altre sere, cerchiamo di trasmettere ai bambini, anche insegnare loro i canti in siciliano, che sono delle tradizioni ormai perse. Non è facile conoscere queste canzoni in siciliano, però tramite questo le famiglie si avvicinano e siamo abbastanza contenti di questo. Intanto rimangono ancora esposti i presepi realizzati dai ragazzi e ragazze delle 12 classi di catechismo presenti in parrocchia. Padre Leandro ha coinvolto ogni bambino insieme alla catechista a preparare un presepe a tema, ovviamente cercando di fare riferimento al riciclaggio, utilizzando anche la natura. Infatti ci sono presepi fatti con le pigne, presepi fatti con la carta, presepi fatti con il vetro, presepi fatti con la pietra, con i bottoni. Cioè, ogni bambino è stato coinvolto dalla catechista a realizzare un pezzo di questi presepi.